Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. E se vi piace e avete la stessa passione come me, che è quella del ricamo, del cucito, vi invito ad iscrivervi. Oggi andiamo a vedere insieme come farò per fare una veste candida. E per farla io mi sono procurata una vecchia veste candida per prendere almeno la misura. Ora io la lascerò alla fine del video. Lascerò il cartamodello di questa che va bene più o meno per all'incirca 8-9 mesi del bimbo. Poi comunque vi dovete, cioè in base al collo del bimbo, perché siccome questa è una veste candida che si apre, allora dovete prendere bene la misura del collo. Quindi prima di procedere cercate di fare bene questa larghezza qui. Poi per il resto potete andare tranquillamente con le altre misure. Ora andiamo al computer e vediamo come facciamo a fare il ricamo, che poi passeremo a macchina. Ok, vado a scegliere il mio file da ricamo, io ho scelto questo qui. La macchina automaticamente mi dà 1,40x1,40 come telaio, però a me non va tanto bene, vorrei uno più grande siccome devo aggiungere anche la scritta, prendere 200x200. Andiamo a scrivere la nostra scritta. Allora, io vorrei scrivere sopra qui il battesimo di e poi sotto Michele. Allora, cominciamo da qui, andiamo a scegliere il tipo di alfabeto, scelgo il corsivo che mi piace tantissimo. Ok. Battesimo di e vado a metterlo. Ok, close, andiamo in via. Ok, lo mettiamo qui su, forse è meglio giù. Ok, lo metto qui sotto, forse è meglio qua. Allora, la precisione. Perfetto, andiamo ad aggiungere l'altra parola che era Michele. Ecco, qui è uscita una lettera che non c'entra nulla con il nostro disegno, come premuto. La eliminiamo subito. Perfetto. Ora andiamo a eliminare la N che purtroppo è partita per sbaglio e la eliminiamo subito. Delete, cancelliamo. Ok, io direi che è perfetto. E ora andiamo ad indelaiare. E allora, io come stoffa ho scelto una stoffa di lino, è circa un 70 cm per 70 cm, perché il resto, quello che avanzerà, farò il fazzolettino. E ora vi faccio vedere come faccio ad indelaiarlo. Perfetto, e comincio ad andare a mettere lo stabilizzatore di sotto. Mi raccomando, siccome il lino è una stoffa molto molto sottile, vi consiglio di mettere sia lo stabilizzatore sotto che la carta, questa più sottile, sopra, proprio come si fa con gli asciugamani, questo tipo nylon qui. E andiamo a cercare i punti che abbiamo messo prima, quindi stabilizzatore di sopra. E ultimo pezzetto del telaio. Poi vi consiglio comunque, quando tirate la stoffa, di tirarla in modo sopra e sotto e di fianco, da una parte e dall'altra, non in obliquo, perché i fili sono messi
Cioè la telaiatura della stoffa è in verticale e orizzontale, se noi andiamo a tirare di così rischiamo che non viene proprio come deve venire, quindi cerchiamo di tirare da questi lati qui. Ok, perfetto, andiamo a macchina. Il nostro ricamo è cominciato, c'è già un buon mondo. Ok, nel frattempo che la macchina finisce di fare il lavoro, siamo quasi al termine oramai, comincio a fare il retro della veste candida, quindi prendiamo il nostro cartamodello, andiamo a posizionare il retro. Lasciamo un po' di spazio sopra per fare questa dicitura qui. Ok, allora io la farò leggermente leggermente più lunga di questa qui, quindi basta che con il matitino vado a posizionarla dopo un po' giù. Come prima cosa vado a segnalarmi il contorno. Sopra e i lati. E ora io in modo dritto vado a tirare un poco giù la stoffa perché, come vi ho detto, la voglio fare un pochino più lunga. Quindi vado sempre dritto dei segni che ho messo da una parte e dall'altra. Ok. E vado a finirmi di fare il contorno. Ecco, la macchina ha terminato il suo ricamo. Nel frattempo, io mi sono già fatto il dietro. Ok. Perfetto. Quindi ora vado a girarmi il dietro del cartamodello. Vado a rigirarlo, vado a metterlo di nuovo come avevo fatto prima, lo metto nel modo preciso. Ma come avevo segnalato. E vado a farmi il collo. Finito il punto dove voglio, dove arriva il collo, metto un puntino qui e un puntino qui e con la riga vado a tracciare il segnale dove verrà sopra della spalla, quindi così in modo preciso. Ok, questa sarà la spalla. Ora per andare a fare in modo preciso tutte e due le spalle, ecco, vado a girarmi il lavoro a metà. E semplicemente vado a ritagliare intorno. Ora vi faccio vedere, diciamo che è terminato. Eccolo qui. Bisogna togliere la carta, i fili tutti intorno.
ci vediamo al prossimo passaggio dove vi faccio vedere come facciamo il davanti. Andiamo a fare il nostro davanti, quindi allora io per farlo, per cercare di farlo più preciso possibile, cioè per centrare il disegno, prendo il pezzo del telaio, vado a metterlo sul disegno e mi prendo un po' la misura per cercare di andare dritto. Lascio due quadratini da una parte e due dall'altra, 3,5 e 3,5 sopra e sotto, e con un matitino mi vado a segnare il punto preciso dove si trova la metà del disegno. Allora, qui questa è la metà. Ora prendiamo il davanti del cartamodello, lo pieghiamo a metà. Andiamo a posizionarlo sulle due linee dove abbiamo tracciato la metà. Ecco qua. Andiamo a segnarci il punto dove inizia e finisce il sopra della spalla. Ci segniamo il collo, la parte di avanti del collo, e segniamo anche giù. Ora fatto questo lavoro, prendiamo il dietro che avevamo già fatto in precedenza, andiamo a posizionarlo sopra, lo facciamo combaciare con i due puntini che abbiamo messo, lo mettiamo precisamente a metà. Andiamo sulle linee che abbiamo messo. Qua, e continuiamo a tracciare la nostra riga per fare in modo che tutte e due le parti siano uguali. Ok. Una volta fatto questo, semplicemente pieghiamo a metà anche questo, prendiamo i due punti che avevamo messo per tracciarci la metà, lo pieghiamo e andiamo a rintagliare intorno anche la parte di avanti. Una volta ritagliata la parte di avanti e la parte di dietro, andiamo a ripassare, perché ho fatto così in modo più veloce, se no se volete potete fare anche la piegolina intorno, però io voglio farlo in modo veloce, quindi passo l'accendino tutto intorno in modo che non sfilacci la stoffa. Andiamo a mettere dritto contro dritto, andiamo a cucire i due lembi di sopra e poi alla fine metterò comunque questo per abbellirla tutto intorno, e vediamo, forse anche intorno al collo, vediamo se come mi piace. Poi vi faccio vedere il lavoro finito. Alla fine del video trovate il cartamodello di questo tipo di veste candida. Ed ecco la nostra camicina pronta. Ora ha bisogno solo di una bella stiratura e poi è perfetta. Lascio in seguito il cartamodello di questa. Grazie, alla prossima.